93% dei comuni del VCO è a rischio frane o alluvioni, lo dice il rapporto 2018 sul dissesto idrogeologico dell'Ispra. Il 13,3% della popolazione del Verbano Cusio-Ossola risiede in area a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Sono 21.300 persone. Parlando di pericolosità idraulica invece, il 7,5% della popolazione risiede in aree ad elevato rischio, il 17,8% in un territorio con rischio medio, il 43,1% in zona a basso rischio. Emergenza risolta, le scuole e bagnolini di Villa d'Ossola dopo le infiltrazioni causate dal maltempo nei giorni scorsi. Gli alunni oggi sono tornati in aula. La situazione è sotto controllo, riferisce il sindaco Bruno Toscani. Ora si lavora per rendere fruibile il cimitero della Noga. Sarà necessario l'intervento dell'elicottero per rimuovere gli alberi caduti. Si dovranno poi verificare eventuali danni alle tombe. Una prima stima dei danni ai beni comunali della tromba d'aria della scorsa settimana è di circa 200.000 euro. Hanno parlato e raccontato la propria versione dei fatti davanti al giudice oggi due imputati del processo per il caso di Villa San Remigio. Daniela San, impiegata, ha reso dichiarazioni spontanee, mentre l'autista Claudio Suman ha scelto di rispondere alle domande della PM Anna Maria Rossi. Tra i testimoni anche l'impiegata che ha denunciato le timbrature facili alla Guardia di Finanza. Ho denunciato i colleghi dopo averli ammoniti a voce. Al mio rientro in ufficio dopo il blitz sulla mia scrivania c'era una piuma insanguinata. Si torna in aula il 26 novembre. Intervento dell'elicottero del 118 domenica pomeriggio per recuperare una donna di origini lombarde che cercava funghi nella zona di Madonna del Sasso intorno alle 13. La signora, 68 anni, è precipitata nei pressi dell'Alpe Mangiarò. Il soccorso alpino ha chiamato l'elisoccorso giunto sul posto. La signora è stata trasportata in ospedale con un politrauma. Dal soccorso alpino regionale l'invito alla prudenza. Mentre in Italia resta aperta la telenovela sulla necessità di grandi opere per migliorare i collegamenti internazionali, in Svizzera continuano a lavorare per migliorare la rete dei trasporti. Nella galleria dell'Hochberg, BLS, la società privata svizzera che gestisce la tratta ferroviaria, conferma che saranno avviati i lavori di sostituzione dei binari. La prima fase vedrà interventi tra il 22 novembre e il 7 dicembre. Tra il 21 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019 i lavori di costruzione sono sospesi per assicurare l'esercizio normale del trasporto veicoli, che prevede fino a 7 treni ogni ora in ogni direzione.